Amici, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Oggi è lunedì, devo dirvi una cosa bellissima, ovvero sto andando in Toscana. Che bella cosa da dire. Devo un attimo preparare i bagagli. Poca roba in realtà, perché sono 3-4 giorni massimo di lavoro. Spariamoci queste 3 ore e un quarto di guida. Ti pareva che non prendevano da dormire nella ZTL? Comunque sono arrivato a Firenze. Il m***o. Che bello arrivare in questo meraviglioso appartamento e trovare un vassoio di sushi. Non siamo tutti perché in azienda siamo in troppi. Chi è che non viene? Daniel. Ciao, sono il Diciamo che non è che mi aspettavo di venire a Firenze a mangiare il sushi, ma non c'era. Di lunedì non c'era nulla di aperto. Volete prendere la pizza, veramente? Salamino piccante zola. Dio, è tardissimo, sono tipo le 9. Io a quest'ora vado a letto. C'è la salute. C'è la salsisoia. Ragazzi, Claudio non capisce un c***o. Due pizze o tre. Raga, ma quanto vi era mancato Claudio Pellizzeni? Non è un c***o. Posso anche i gamberi, raga? È arrivata la pizza, è veramente microscopica. Soprattutto è microscopica, perché è alta la... Diciamo. Bravo per te. Cosa si dice? Non ci abbiamo più da lavorare, non si parte più. Come direbbe mia nonna, sendeccanego. Questa casa è veramente troppo bella, non vedo l'ora che tutto torni alla normalità per tornarci con i miei amici. Comunque è microscopica, ma molto buona. Ma piove. Buongiornissimo, vi piace la nuova mascherina? Sembro Adam Kedmon. Comunque Claudio ha comprato la macchina dei miei sogni, che non parte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bella la macchina. Dice Claudio ha fatto un affarone. Ci vedo, ne hanno venduto la rotta. Non funziona. Con queste le avventure che cercavo col Defender. Questa la voglio, eh. Siamo venuti da Tridom qui a Firenze perché stiamo preparando una bella sorpresa. Si vuole in collaborazione con Tridom. Ciao, sono Palomo Tatami. Ciao, sono Human Calamari. Nasce la foresta, si vola per ogni persona che viaggia con noi. Ancora non sappiamo quando si potranno organizzare eventi, ma l'idea era anche quella di fare magari una mia presentazione del libro nuovo. Sempre qui da loro, per gli amici toscani che mi seguono. Pane al carbone e mozzarella in carrozzo. Voli. Uno che era rimasto. Buona. Vabbè, io. Mi tocca pure Polignano domenica. Mangiamo qualcosina e si va avanti con le riunioni. Ragazzi, quanto entusiasmo! Si cena la miglior cacio e pepe che potreste mai provare a Firenze. Oppure nei viaggi scuola. Questa cacio e pepe è veramente arrogante. Veramente sì. Cacio e pepe. È arrogante, arrogante. Stefano, diventa fredda. Ma mi fa le orecchie a sventolo la nuova mascherina. Vabbè, comunque abbiamo finito anche l'ultima riunione, quindi adesso ci salutiamo. Io rimango in Toscana. Parte dei regaz non so dove andrà. Io vado un attimo a Bologna. Parma. Piacenza, zio. Io ti porto in giro. Si può? In realtà non sappiamo nulla dei prossimi giorni, quindi magari ci rivedremo. Assurdo pensare che l'ultima volta che ho passeggiato per queste vie stavo arrivando a piedi da Bologna, perché avevo appena, cioè stavo per completare la mia prima via degli dèi, prima e unica via degli dèi. Faccio vedere la pietra dello scandalo. Siamo sotto le vecchie logge di Firenze dove facevano il mercato. Da questa pietra vengono un paio di detti italiani. Praticamente qui sopra ci mettevano i debitori fiorentini, gli insolventi della Firenze rinascimentale. Li mettevano qui, li spogliavano, li mettevano a culo nudo e li bacchettavano, li frustavano. E da qui viene il detto tipo stare con il culo all'aria, cioè stare con il culo a terra, come per dire sculo, sfortuna. In realtà che poi ha tutto un altro significato. Questa qui era la loggia del Porcellino. Ecco il Porcellino. E quello là dietro è uno dei migliori predottare di Firenze. Ah, si vede bene anche da qua. Io non l'ho mai mangiato, eh. Allora ci sei un po'. Però la foto tutta la fa fare, il figliolo è pazzo. Sì, sì, la facciamo la foto. Va bene? Bellino! Ah, pane bucciato, spettacolo.
Voilà. Grazie mille. Guardate che bello, raga, questo bel paninozzo con lampredotto, il primo che mangio con un bel tè alla pesca. Hanno detto che mi merita la scomunica. Ha un profumo veramente invitante. Ma cos'è che c'è dentro? Lampredotto è lo stomaco della mucca e la vacca vicino alla trippa ci ha messo semplicemente sale, pepe e salsa verde. Proviamolo. Allora, Emma mi ha consigliato di mangiarlo con la bocca e non con la testa. Cioè, esatto. Devo pensare al fatto che lo stomaco della mucca non mi fa senso. Io so che l'interiore però non mi piacciono, di solito. Primo morso mangerai un po' di pane e poi lampredotto. Ecco, ma invece l'ha preso subito. È la metà tra lo spettacolare e non lo mangerei mai più. Nel senso, il sapore è incredibile. È buonissimo. Però è proprio interiore. Però meno della milza, si sente meno. Sì, no. Allora, non mi è piaciuto il panino con la milza quando l'ho mangiato a Palermo. Questo mi piace molto di più, spero di non offendere nessuno. Cioè, vedi questi bei pezzi gommosini. Però ci sta. No, ci sta. Io tornerei a mangiare la carne solamente per il panino e lampredotto. Ma non mangia carne. Buono buono. Salsa verde, spettacolare. Condimento non troppo arrogante. Sapore 10. È proprio una roba che mi piace troppo, il sapore. Il sapore però compensa la consistenza. Vero. Sì, l'unica cosa dell'ambrotto è la consistenza. Mm. Sei un po' tintignoso, come diciamo qui. È buono, so che è buonissimo. Tra l'altro, cioè, 4 euro, un bel paninazzo. E comunque si trovano anche panini a meno, ma Corazzo se lo può permettere di farlo per altro. E lui, ragazzi, che schiena è qui. Approvato. Ti è venuta voglia? No, zio, se inizio a mangiare la carne di nuovo, comunque la provi dopo un anno e mezzo, mi sento stra in colpa. È spettacolare. Buono. Effettivamente il tè alla pesca non c'entra nulla. Sai cosa ci stava bene? Oltre al vino, una bella spuma. Mamma la spuma. Stava bene la spuma. Quindi se volete venire a Firenze a provare un buon lampredotto, da Orazio c'è il chiosco proprio davanti al poggio del Porcellino. Quello è il Porcellino e questo è il chiosco. Scandaloso che ho aspettato di arrivare a 29 anni per provare il panino con lampredotto. Questo è un luogo molto speciale, raga, Piazza della Signoria, perché qui, sdraiandomi per terra sulla pietra gelida, a novembre del 2018, quando... Cazzo fa? Perché ci ha sputato addosso? Ci ha sputato addosso. Vabbè, parentesi a parte. Non ci ha preso. Fradici, ho bevuto la qualunque. Io volevo dire una cosa carina. Non ho parole. Vabbè, tutto questo per dire che è qui sdraiandomi, guardando il campanile, che ho deciso di intraprendere la mia avventura lungo il cammino di Santiago. Il libro è uscito, link in descrizione. Chini, che era uno dei grandi artisti di Firenze, aveva fatto questa statua di Perseo con la testa di Medusa e dietro si è fatto una specie di autoritratto, ovviamente con i capelli, vedi, sotto, e la barba. E la sua faccia. E la faccia del Cellini, di quello che ha fatto la statua, è un genio. Ma quante ne sai, Ema, su Firenze? Solo sette. Assurdo, raga, Giuseppe di Trani ha appena finito la Via degli Dei. Infatti l'ho notato subito che aveva lo zainone. Com'è andata? Beh, abbastanza fame. Quanti giorni? 5. Figata. Sono diverse leggende. Allora, intanto ti faccio vedere la faccia, che è sulla facciata di Palazzo Vecchio. Questo viene chiamato da noi fiorentini l'importuno e l'ha ritratto Michelangelo. La leggenda secondo me più reale era che praticamente un personaggio, un bancario, ogni giorno passasse da questa strada dove passava Michelangelo e lo tediasse, parlo un po' in fiorentino, con i suoi discorsi noiosi. Quindi Michelangelo un giorno si stava annoiando e da dietro con le mani gli fece l'importuno. Fighissima questa cosa. Una cosa che non sapevo e che mi ha raccontato adesso Ema è la storia del corridoio vasariano, che serviva per portare i medici attraverso il Ponte Vecchio, che al tempo non aveva gli orefici, aveva i mercati, quindi puzza, casino, non volevano passare di lì in mezzo alla plebe. Qui passa esterno a queste case perché non avevano dato il consenso per il passaggio interno e portava fino al Palazzo Pitti, così non dovevano così i medici non dovevano scendere in strada come noi comuni mortali. Quella lì che vedete, ragazzi, è la fila per l'antico vinaio. Però Ema dice che un vero fiorentino non va a mangiare l'antico vinaio. È vero, ma va dal liutaio. Ma sapete se è il liutaio? Poi, raga, un fiorentino vero, lui è di Campi Bisenzio. Che poi in realtà io ci ho mangiato una volta l'antico vinaio, mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto veramente tanto. Però oggi Ema ha deciso che mi fa provare un posto diverso, così vi facciamo vedere qualcosa di diverso, perché comunque quello è il posto più quotato al mondo su TripAdvisor, quindi l'avete visto e rivisto. Però prima o poi ci torna a mangiare. È lui. E cosa va il posto? E noi infatti si chiama la buchina di Dante. Perché dietro c'è la casa di Dante. E dietro c'è la casa di Dante. Assaggia, da Bergamo, non hai mai visto, se devo dire. Non ho mai mangiato la ribollita toscana. Lascia per un pezzo, almeno capisco se la posso mangiare. Tu non sai quanto tempo è che non mi mangi una schiacciata con la finocchiona. Prima o poi la dobbiamo fare, via degli denti. La dobbiamo completare. Secondo me mandavo. Io non vi capisco quando parlate. Che sei del Casentino di tu? Di Genova.
Ha un bellissimo aspetto, un fantastico profumo, ma soprattutto non abbiamo fatto la fila per mangiarla, ci ha servito subito. Questa schiacciata, raga, è veramente buona, è anche tanto semplice. Schiacciata con la finocchiona, con lo stracchino e la glassa di aceto balsamico. Lo faccio vedere come mangia i panini, Nick. È mega buona. Un po' sotto il mega buono. Quasi super buona. Sì. E la mangio per pura gola perché non avevo più fame dopo il lampredotto. Secondo me anche tanto, infatti farò fatica a finirla. Non credo che la finirò. Comunque, una schiacciata, un'altra schiacciata, una birra, due lattine e una ribollita 20 euro, 21,50 euro. Abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato toscano, in strada, in un posto carino, senza fare la coda. Abbiamo speso poco. Bello poi che vedi anche quelli in giacca e cravatta che vanno lì e poi sì, i pezzenti come noi. Grazie Ema. Grazie a te. Guarda che bello adesso il sole che risplende sulle bicromie del Duomo. Ho usato il termine bicromie per davvero. Infatti sono tre colori. La vedi? Quella lì è un'impicciona. Questa qua, quella lì, è una grandissima impicciona. Era una cavolaia che c'aveva tipo un banchino qui di ortofrutta e l'hanno ritratta tipo pietrificata perché non si faceva mai i c***i su. Ragazzi, spero vi sia piaciuta questa mia breve scappata fiorentina. È vero che è stato più lavoro che altro, però sono molto contento di aver provato finalmente il lampredotto e la schiacciata con la finocchiona ci sta sempre. Ho lasciato Firenze, sono già a Poppi. Bravo. Io avevo detto Poppi, si dice Poppi. E niente, nei prossimi video vedrete ancora un po' di Toscana. Ci vediamo al prossimo video.